Il nucleo sommozzatori della Guardia Costiera è impegnato nel recupero di rifiuti nelle acque del porto. La dimostrazione di come si utilizza una zattera autogonfiabile di salvataggio, la visita ad una motovedetta e all'elicottero per il soccorso in mare. Centinaia di alunni delle scuole primarie e secondarie della provincia di Ancona hanno assistito al Molo Rizzo, al Porto Dorico, alle simulazioni delle attività della Guardia Costiera in occasione della giornata del mare. Con questa manifestazione nazionale, l'obiettivo del MIUR e del Corpo delle Capitanerie di Porto è quello di sviluppare una cultura del mare, educando le scolaresche al rispetto di questa risorsa preziosa. Una giornata per mettere il mare al centro dell'attenzione. L'Italia è un paese il cui sviluppo si è basato e si baserà sul mare, che è una risorsa sotto il profilo culturale, economico, sociale, ma è una risorsa che va protetta e tutelata. La legge affida a noi questo compito, coordinando anche gli altri soggetti che hanno la capacità di intervenire per garantire questo bene. Grande entusiasmo per Nemo, l'elicottero del nucleo aereo della Guardia Costiera di Pescara, atterrato nel porto di Ancona. Qui alle nostre spalle abbiamo una V-139 Guardia Costiera e un elicottero di fabbricazione italiana molto molto performante, che ci permette di svolgere in completa sicurezza ed operatività tutti i nostri compiti di istituto, che spaziano dalla ricerca e soccorso in mare, vigilanza ambientale, vigilanza pesca, sicurezza in mare in generale. Quali sono le caratteristiche di questo elicottero? Abbiamo installato vericello di soccorso, termocamere, radar meteo, eccetera, eccetera. Comunque una macchina molto molto performante e moderna.